Benvenuti a questa nuova puntata dell'intervista. Avrete letto sui quotidiani nazionali, ascoltato anche nei vari TG, nei vari GR che il Parlamento italiano ha approvato il rifinanziamento delle missioni internazionali delle nostre forze armate, che dopo il ritiro anche del nostro contingente dall'Afghanistan si stanno concentrando più che altro sulla zona del Sahel e in Libia. Sono regioni dell'Africa in cui si dice essere certi anche della presenza purtroppo di cellule facenti capo al terrorismo internazionale. Insomma, paesi in cui però in realtà la popolazione vive in condizioni indubbiamente di particolare disagio per molteplici criticità che coinvolgono la salute per la mancanza di farmaci idonei a curare malattie spesso infettive, spesso endemiche in quelle zone, ma anche la fame, la sete, svariati episodi di violazioni dei diritti umani e abusi di ogni tipo. E qui già diamo un verso alla nostra rubrica. Quando si parla di violazioni dei diritti umani, è inevitabile parlare anche di chi combatte quotidianamente nel mondo contro le violazioni dei diritti, contro gli abusi nei confronti di persone, mi riferisco soprattutto a un'associazione internazionale che proprio per questa attività ha meritato anche il premio Nobel per la pace. Mi riferisco ad Amnesty International. Sapete che abbiamo intervistato, ho avuto il piacere di intervistare il suo presidente di Amnesty Italia. Oggi invece abbiamo il piacere di avere con noi un coordinatore ricercatore di Amnesty, Matteo De Bellis, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Ora, Grazie a voi. come consuetudine della nostra rubrica, vi do un brevissimo profilo del nostro ospite, sarà lui a correggermi se sbaglio, professionista dei diritti umani con oltre 10 anni di esperienza in ricerca, ha monitorato, indagato e analizzato per conto di Amnesty International questioni relative ovviamente ai diritti umani, partecipando a importanti anche missioni di accertamento non solo in Italia, ma anche a Malta, in Spagna, in Tunisia, in Niger. Dottor De Bellis, lei opera in Italia o presso una struttura internazionale di Amnesty? Io lavoro presso l'Ufficio regionale per l'Europa di Amnesty International, che fa capo al segretariato internazionale. Sono stato per lungo tempo alla sede di Londra, in questo momento lavoro dall'ufficio di Bruxelles. In questi giorni si parla molto di immigrazione, si parla molto anche del rapporto che lega l'Italia alla Libia, uno stato con cui l'Italia intrattiene storicamente da anni rapporti strategici dal punto di vista commerciale e industriale, ma anche un paese che l'Italia sostiene con l'invio di uomini, con forniture di mezzi, strumenti che in teoria dovrebbero servire a garantire la legalità, a garantire la sicurezza, ma che molte volte, ne parleremo con il dottor De Bellis, vengono usati in modo improprio. Definisco il modo improprio, per usare un eufemismo. Il dottor De Bellis è uno degli autori del rapporto redatto da Amnesty, pubblicato da Amnesty International sulla Libia, un rapporto che la nostra testata ha recentemente ripreso, commentato e pubblicato e che racconta le violazioni dei diritti umani, gli abusi che subiscono uomini, donne, bambini, anziani, che sono prevalentemente persone in fuga dai paesi di provenienza, dalle coste libiche, che purtroppo non hanno la fortuna di arrivare alle coste italiane, naufragano, vengono ripresi dalla Guardia Costiera libica. E questo sarebbe, diciamo, la parte positiva, la parte buona, ma purtroppo vengono poi, una volta portati a terra, vengono consegnati alle autorità di polizia libiche e vengono imprigionati nei centri di detenzione di quel paese. Matteo De Bellis, nel lungo racconto del rapporto che voi avete pubblicato, in realtà raccontate delle storie, raccontate testimonianze di persone che voi siete riusciti abilmente a intervistare, o sbaglio? Beh, certamente come
moltissimi dei nostri rapporti, una delle fonti principali per noi è quella delle persone stesse che sono passate attraverso esperienze negative, in questo caso veramente raccapriccianti. Sono molti anni che svolgiamo ricerca nel Mediterraneo centrale, innanzitutto ascoltando dalla viva voce delle persone protagoniste di quelle esperienze quelle che sono state le violazioni dei diritti umani che hanno subito. Io stesso in passato, come lei ha ricordato, ho partecipato a diverse visite di ricerca e intervistato alcune centinaia di rifugiati e migranti ai due lati del Mediterraneo. In questo caso, in particolare alcuni miei colleghi del nostro ufficio in Nord Africa sono stati in contatto diretto, cosa piuttosto difficile anche attraverso telefono, attraverso mezzi, come dire, chat sul telefono, per poter raccogliere informazioni anche da chi è ancora intrappolato in Libia e materiali per poter definire e descrivere la situazione attuale. Purtroppo ne esce un quadro difficilissimo da digerire, un quadro che ci indica che soprattutto nei centri di detenzione, anche quelli ufficiali gestiti dalle autorità libiche, dove le persone intercettate in mare vengono riportate, ecco, è proprio lì che alcune delle più gravi violazioni dei diritti umani vengono documentate. Parliamo di torture, parliamo di violenze sessuali, parliamo di uccisioni, parliamo di sfruttamento, di sparizioni forzate, addirittura di persone ridotte alla fame per mancanza di cibo nei centri di detenzione. Dottor De Bellis, dalle testimonianze che voi, devo dire, molto abilmente siete riusciti a raccogliere intervistando le persone sopravvissute, almeno per il momento sopravvissute, finché le lasciano vivere, certamente vi siete fatti anche un'idea, cosa che difficilmente ci facciamo noi che stiamo bene, diciamo tra virgolette, nelle nostre case, nel nostro paese, di cosa spinge queste persone a fuggire dai propri paesi, no? Cioè la domanda che ci si fa è: ma queste persone sono consapevoli di cosa vuol dire fuggire dal proprio paese, dove certamente stanno male, vivono male, hanno una qualità della vita scadente, ma sanno cosa vanno incontro, sanno cosa li attende se non riescono ad arrivare quantomeno alle coste italiane? Cioè sono ignari di tutto, oppure il gioco vale la candela? Sto talmente male nel mio paese che vale la pena rischiare. Purtroppo molto spesso dai racconti che ci vengono fatti le persone stanno lasciandosi alle spalle situazioni di pericolo e di disagio tali da rendere impossibile la proposta di un'alternativa di rimanere. Lei citava nella sua introduzione i conflitti nella zona del Sahel, per esempio, la presenza di terrorismo su alcune parti del territorio nel Sahel, ma anche in Africa occidentale. Aggiungo la situazione di conflitto che vediamo in alcune parti dell'Africa orientale. In questi giorni si parla molto di Etiopia, Eritrea. Abbiamo visto in passato le situazioni e continuiamo a vedere in paesi come Sudan, Sud Sudan, Camerun, paesi in cui intere popolazioni subiscono le persecuzioni da parte o dei loro stessi governi o comunque di gruppi armati. È spesso e volentieri da persone che vengono da parte di queste popolazioni che raccogliamo poi il racconto della loro fuga, della fuga innanzitutto dal loro paese di origine e poi di un viaggio difficilissimo verso un qualche luogo dove poter ottenere riparo e una vita dignitosa. Spesso questo viaggio si conclude all'interno dell'Africa stessa, perché non dobbiamo neanche pensare che tutti i rifugiati e i migranti dell'Africa, come qualcuno cerca di suggerire, si riversino poi in Europa. Questo non sarebbe assolutamente vero. La stragrande maggioranza dei rifugiati e dei migranti resta in Africa, in paesi vicini a quelli da cui diciamo, tra virgolette, più sicuri rispetto a loro. Esattamente, o comunque decidono di non proseguire nonostante si trovino in situazioni di disagio. C'è un certo numero di persone che invece finisce volenti, alcune volte senza neanche volerlo, in Libia,
E c'è anche un numero significativo di persone che è stato in Libia per molti anni, perché dobbiamo ricordare che fino a 10 anni fa la Libia era un paese di immigrazione che incentivava cittadini dell'Africa subsahariana a trasferirsi in Libia per lavorare, perché la Libia aveva bisogno di lavoratori e aveva le risorse per pagarli. Quello che è successo è che i conflitti si sono succeduti in Libia per diversi anni, ormai 10 anni, e mentre tutti i paesi europei sono riusciti a offrire protezione e anche evacuazioni ai loro cittadini, i lavoratori africani spesso sono stati dimenticati più o meno consapevolmente in Libia, e allo stesso tempo le autorità libiche hanno continuato instancabilmente a perseguitare cittadini dell'Africa subsahariana, spesso e volentieri per rispondere a richieste provenienti dall'Europa di un maggior controllo dell'immigrazione. L'Europa e l'Italia, dobbiamo dire, hanno spesso dato priorità nel loro dialogo con la controparte libica a una presunta esigenza di fermare le migrazioni a qualunque costo, di fermare le partenze dalla Libia in particolare. E questo ha significato che le milizie libiche, i governi libici, quelle forze armate che hanno il controllo del territorio, si sono viste incentivate, incoraggiate, aiutate addirittura ad adottare misure concrete per fermare in mare coloro che cercano di fuggire dalla Libia e riportare queste persone in Libia. Ecco, ma le faccio una Purtroppo domanda, un'altra riportate nei domanda, centri di detenzione. un'altra domanda che mi viene spontanea da farle è, capisco che queste forze armate, diciamo che la Guardia Costiera libica, no, che in questi giorni è molto è sulle testate di tutti i giornali, anche per comportamenti che non riguardano gli emigrati, ricordiamo solo le violenze contro i nostri pescherecci, insomma. Quindi, voglio dire, ecco, ma la Guardia Costiera libica cosa ci guadagna poi a recuperare le vite umane che recupera in mare per poi portarle nei centri di detenzione? Cioè, questa non è neanche manodopera utilizzabile dal paese, quindi a chi giova questa detenzione forzata e questa detenzione nella violenza? Quello dell'intercettazione in mare e della detenzione che ne consegue è un ciclo che si fa molta fatica a spezzare, un ciclo che diverse persone hanno vissuto diverse volte sulla loro pelle. Delle persone intervistate soltanto per quest'ultimo rapporto, diverse erano state intercettate diverse volte in mare e riportate nei centri di detenzione. Addirittura in un caso si parla di 7 volte. È un cerchio che serve fondamentalmente a una cosa sola, a permettere a chi opera nei centri di detenzione di estrarre denaro attraverso la tortura e i maltrattamenti delle persone chiuse nei centri di detenzione, che normalmente non hanno altro modo di uscire dai centri se non telefonando ai loro parenti, amici, conoscenti, ex datori di lavoro, qualunque persona conoscano, supplicandola di pagare il riscatto per farli uscire. Una cauzione, Spes sostanzialmente, una una, cauzione. un, un, una cauzione, un riscatto che spesso viene storto facendo sentire ai parenti la voce della persona detenuta nel momento in cui viene maltrattata. Le urla della persona detenuta mentre viene maltrattata per ovviamente costringere i familiari a vendere. Addirittura abbiamo sentito di casi di famiglie che hanno venduto le terre che coltivavano, gli animali che davano da mangiare alla loro famiglia, perché chiunque di noi farebbe la stessa cosa, si toglierebbe qualunque cosa per salvare un proprio familiare da una situazione del genere. Purtroppo noi sappiamo che chi lavora nei centri di detenzione, le milizie che operano e che controllano quei territori e anche nuclei della Guardia Costiera libica che intercettano barche in mare sono spesso parte dello stesso sistema. Gli stessi rifugiati e migranti, quando parlano con noi, spesso e volentieri usano la parola business. It's all a business. È Fanno un affare, soldi è con sempre. questo e spesso e volentieri acquisiscono potere politico, legittimazione politica, perché
se interrompono le partenze da parte dei rifugiati e migranti, vengono riconosciuti come interlocutori solidi e affidabili da parte dei governi europei. E questo in Libia vale oro, in un momento in cui si decidono i futuri del paese e chi saranno i governanti che avranno il potere in futuro. Vale oro potersi presentare come interlocutori affidabili dell'Italia, della Francia, della Germania, dell'Unione Europea. E purtroppo questi paesi europei finora hanno accettato questo gioco sedendosi al tavolo con anche in qualche caso con le milizie stesse che hanno fino a ieri partecipato a operazioni di tratta e di traffico di esseri umani. Traffico di esseri umani, quello che ci dice sembra il racconto di un film, della trama di un film. Solitamente queste cose le abbiamo viste anche in alcuni film e in molti documentari, purtroppo. Fermo restando che non possiamo, noi europei e l'Italia, interrompere i rapporti diplomatici, interrompere il rapporto di collaborazione con questi paesi, perché abbiamo dei legami fortissimi che ci legano. E poi perché dobbiamo anche ammettere che c'è una larga fetta della popolazione di quei paesi che lavora per aziende italiane, lavora anche con profitti, normalmente. Quindi non possiamo chiaramente erigere quelli che qualcun altro ha eretto nel passato, dei muri, non li possiamo erigere. Ma come si esce allora da questa situazione per Amnesty International? Come si supera questa difficoltà? Da una parte vorrei dire che ovviamente neanche da parte nostra c'è una raccomandazione di interrompere completamente i rapporti. Noi chiediamo per esempio di sospendere la cooperazione con la Libia in materia di controlli delle frontiere. Questo non significa che l'Italia e l'Unione Europea non possano e non debbano legittimamente continuare a collaborare e investire anche di più su altri fronti, proprio perché le stesse popolazioni civili libiche hanno bisogno di aiuto nel rimettere insieme un paese. Quello che però deve avvenire è che questo paese venga messo insieme, e poi più ampiamente tutta la regione, a partire dal rispetto dei cittadini, a rispetto dei civili e dei loro diritti. E quindi andando a collaborare in qualche modo su progetti che puntino alla ricostruzione dello Stato di diritto in Libia. In questo momento purtroppo tutto questo non c'è, non esiste una magistratura funzionante nemmeno, non tribunali che possano decidere se una norma è stata violata o meno, tutt'altro, sono le pistole in questo momento a fare la legge, spesso e volentieri. Allora bisogna andare a agire per ricostruire lo Stato di diritto, mettendosi dalla parte di quei difensori dei diritti umani che ci provano, e ce ne sono. Per esempio, iniziando a portare giustizia, accountability per le violazioni dei diritti umani commesse, proprio perché interrompendo il circolo dell'impunità, iniziando a fare giustizia anche nei confronti dei trafficanti, di quei funzionari libici che si sono macchiati dei crimini che noi descriviamo, interrompendo l'impunità si può pensare che certi comportamenti finiscano. Dall'altra parte il tema delle immigrazioni va affrontato anche con canali sicuri e regolari per le persone in fuga, soprattutto per quei rifugiati che sono scappati da situazioni di guerra e persecuzione, che si trovano in Libia in un limbo totale, senza avere il proprio status di rifugiato riconosciuto e spesso rinchiusi nei centri di detenzione. Stiamo parlando in Libia di circa 60.000 persone, non è un numero infinito quello dei rifugiati. Se i paesi membri dell'Unione Europea si mettessero d'accordo a prenderne 5.000 l'uno, si affronterebbe il problema molto rapidamente. Purtroppo questi discorsi non vengono fatti e ci si affida invece a chi vuole costruire muri. Questa attività che è stata varata dalla Camera dei Deputati, prevede, dal Parlamento italiano, prevede una verifica nel 2022, cioè una sorta forse di piccolo passo avanti si è fatto, no? Cioè io ti concedo tanto, però voglio verificare che quello che ti ho concesso realmente risponda ai fini per cui te l'ho concesso.
e come tu lo stai utilizzando, se lo stai utilizzando in modo corretto o se ne stai abusando. Allora questo forse è un piccolo passo avanti, un piccolo messaggio che va nella direzione in cui lei mi dice, visto che comunque tutto il resto delle operazioni, Mare Sicuro, Frontex, eccetera, abbiamo visto che in realtà non sono servite poi a risolvere il problema. La presenza militare, l'abbiamo vista nei Balcani, è stata utile per certi aspetti perché era una situazione in cui bisognava difendere la popolazione locale da un assalitore esterno in quel momento, bisognava risolvere un problema fra le due etnie, insomma in questo devo dire che gli italiani sono stati molto abili rispetto ad altri paesi che sono dovuti andare via addirittura da quei territori, ed è questo forse il motivo per cui alla fine siamo un po' gli ultimi a essere rimasti ancora lì. L'Afghanistan ha una storia a sé, siamo dovuti venire via e purtroppo stiamo vedendo anche i risultati in questi giorni. Però voglio entrare un po' più nello specifico. C'è una storia tra quelle che lei ha raccontato, tra quelle che voi avete raccontato nel vostro rapporto, che l'ha colpita particolarmente, brevemente, brevemente. Ma innanzitutto se posso fare una nota rapida sul tema dei decreti missioni, certamente l'introduzione di quel piccolo caveat nella risoluzione finale può essere descritto come un piccolo passo avanti, però stiamo parlando di qualche parola che suggerisce che durante il prossimo anno si rivaluterà se una missione delle diverse possa o meno essere fermata. Ricordiamo che passerà un anno prima della prossima prossima decisione. Sono tante le cose su materia, nel frattempo, che possono accadere in questo anno. Cioè, nel frattempo dobbiamo aspettarci che altre 15.000 persone vengano intercettate in mare e riportate nei centri di detenzione, forse di più se andiamo avanti col passo visto nei primi 6 mesi del 2021. In più ci sono nel dibattito pubblico alcuni elementi che fanno sorridere, diciamo, perché se è sbagliato collaborare con la Guardia Costiera Libica, non è sufficiente dire noi smettiamo di farlo, lo facciamo fare all'Unione Europea e diventa un'attività giusta, certo. Come qualche rappresentante politico ha provato a suggerire. Se l'operazione è dannosa bisogna modificare l'intervento, non affidarlo ad altri attori. Infine, se si interviene su una scheda in particolare, che riguarda una missione in particolare, bisogna ricordare che ci sono anche altre missioni in campo, anch'esse contenenti misure di sostegno alle forze libiche che operano, diciamo, a protezione delle frontiere. E quindi i passi avanti fatti in questi giorni sono veramente pochi, purtroppo bisogna prenderne atto. Vengo alla sua domanda. Devo dire, come lei ha ricordato all'inizio, io mi occupo di questo tema da diversi anni e ho avuto l'opportunità di parlare con tantissime persone a cui ci sono successe purtroppo cose molto drammatiche nel corso del loro viaggio. Devo dire che in questo rapporto in particolare ci sono un paio di elementi che sono stati particolarmente forti per noi da raccogliere, un pochino diversi rispetto al passato. Uno è quello delle donne rinchiuse nel centro di detenzione che si chiama Shara Zawiya a Tripoli, un centro di detenzione nuovo che si suppone serva per assistere gruppi vulnerabili. È un centro dove vengono trattenute principalmente donne e bambini. È proprio in questo centro che abbiamo raccolto informazioni rispetto alle violenze sessuali prevalenti, rispetto al fatto che addirittura le guardie richiedano prestazioni sessuali in cambio di cibo, acqua o della liberazione. Queste, devo dire, sono storie che fanno riflettere, fanno male, devo dire, anche a chi si occupa professionalmente di questa materia. E l'altra è anche una questione relativa
alla mancanza di cibo in alcuni centri in particolare. Ecco, anche questi sono elementi durissimi da digerire e che devono farci riflettere un pochino, mentre dal comodo dei nostri divani e delle nostre scrivanie discettiamo di cos'è la migrazione e che cosa bisogna fare per fermare le migrazioni, come se le migrazioni fossero un problema o fossero un problema per noi. Le migrazioni non sono un problema, possono essere un'opportunità, ma finché continuiamo a costruire muri, a collaborare con forze che abusano dei diritti delle persone invece che assisterle, purtroppo non potremo che continuare ad assistere a vicende di questo tipo. Le faccio un'ultima domanda, anche se mi piacerebbe poter chiacchierare con lei più a lungo, ma il tempo è tiranno, ed è quella che vorrei sapere: cosa spinge un ricercatore, un investigatore di Amnesty a spingersi oltre nella ricerca della verità, a volte a rischiare anche la propria vita per difendere i diritti violati delle persone? Nel mio caso voglio essere anche realisticamente modesto, quello di rischiare la vita non è una cosa che capiti sicuramente spesso, senz'altro. C'è sicuramente un impegno che viene da una vocazione alla giustizia. Io posso parlare della mia esperienza personale. Io ho studiato giurisprudenza in Italia perché avevo una certa visione di quello che fosse il diritto e di come il diritto dovesse essere applicato e di come i diritti di tutti debbano essere rispettati. Ecco, noi semplicemente andiamo in giro per il mondo a cercare di capire dove questo diritto non viene rispettato e ci mettiamo chiaramente dalla parte di chi ha subito violazioni, facendo quello che possiamo per raccontare le storie e per costringere i governi a fare i conti con queste storie. In questi giorni stiamo cercando di costringere i governi europei e l'Italia a fare i conti con le proprie responsabilità rispetto a quello che accade nel Mediterraneo centrale. È una responsabilità che ci assumiamo pur sapendo di non far piacere a tutti, ma noi non viviamo per far piacere a tutti, viviamo e lavoriamo, cercando di farlo nel migliore dei modi, per metterci dalla parte di chi ha subito quelle violazioni e lavorare insieme a loro. E spesso la forza ci viene data anche da quelle persone, perché quando le intervistiamo spesso sono ancora cariche di speranza, nonostante tutto, cariche di voglia di giustizia, e se lo sono loro, noi non possiamo certo avere o arrogarci il diritto di smettere di lottare. Grazie a Matteo De Bellis per la sua preziosa testimonianza, complimenti per il suo lavoro e in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie.